gli auguri a tutte le donne con queste mimose monoporzioni al cucchiaio. Ci servono 6 uova a temperatura ambiente, 160 g di farina, 100 g di zucchero di canna, la curcuma, che è una mia aggiunta per conferire il tipico colore giallo del fiore, e scorza grattugiata di un limone biologico. Mascarpone e limoncello ci occorrono 500 g di mascarpone, 4 uova di cui ci servono sia i tuorli che gli albumi, il limoncello 2 cucchiai e circa 10 g di zucchero di canna. Naturalmente, se vuoi puoi aumentare le dosi dello zucchero, ma te lo sconsiglio perché già è presente nel limoncello. Puoi anche omettere questa bevanda e lasciare semplice la crema al mascarpone. Il dolce risulterà ugualmente buono, però in quel caso aumenta lo zucchero. Assaggiamo com'è, ovviamente più riposo in frigorifero e meglio è, infatti ti consiglio di prepararle il giorno prima. Wow! Senza fare disastro. Già così è buonissimo, figuriamoci quando appunto sarà ben freddo di frigorifero e tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati tra di loro. Spero che la ricetta ti sia piaciuta e con questo tripudio di mimose ti invito ad iscriverti se ancora non l'hai fatto, se hai gradito questo dolce, e non mi resta che augurarti una buona festa della donna.